La vicenda di Piazza Brunelleschi, la zona dell'università, il sindaco Nardella in un suo post su Facebook ha dichiarato la volontà di farne partecipe il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Non è una situazione di facile solvibilità, sembra. No, assolutamente, è una situazione assolutamente da affrontare a 360 gradi. È impossibile che in quella piazza, che sostanzialmente è diventato un parcheggio, è un parcheggio a tutti gli effetti, quando si svuota la funzione dell'università e i residenti tornano a casa, non ci sia più nulla, non c'è più nessuna possibilità, quindi non c'è nessuna più attività e quindi come tale diventa ricettacolo per in qualche maniera tutto ciò che non dovrebbe trovarsi in una piazza come quella piazza Brunelleschi in centro storico. E noi chiediamo all'amministrazione che oltre a segnalare, ovviamente quando c'è della microcriminalità, della delinquenza, va segnalata il Comitato dell'Ordine e Sicurezza, è l'organo deputato per intervenire nell'immediato, ma nel lungo periodo è necessario riaffrontare la questione con i residenti partecipi al 100% per poter in qualche maniera dare una nuova vita a Piazza Brunelleschi. Avete in mente un modello? Ma di sicuro non è quello che l'amministrazione ha annunciato. Noi non crediamo che l'ulteriore parcheggio interrato sia una soluzione per risolvere la problematica di delinquenza, di vuoto del contesto di Piazza Brunelleschi. Quello di portare all'interno, di concerto con i residenti, delle funzioni compatibili, quindi non funzioni che possano stare aperte tutta la notte, ma delle funzioni che in qualche maniera rendano e coprano quella parte più debole del periodo della giornata. Quel cancello dell'università potrebbe in qualche maniera essere aperto e resa anche più ampia la piazza attraverso una collaborazione con l'università.